Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Bertels e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ultimo video dell'anno e si va a sbustare la cosa che mi piace di più di Hearthstone, la sbustata, sperando di trovare tante carte gold. E utilizzerò questo video come occasione per ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato quest'anno. Intanto inizio a sbustare. Oh, partiamo, speriamo di trovare tante cose belle. Perché quest'anno è stato il mio effettivo primo anno in cui effettivamente. Ok, volevo. Dicevo, questo è stato effettivamente il mio primo anno in cui mi sono messo su YouTube facendo i miei 3 video alla settimana. Ovviamente sono cresciuto insieme a voi. Soprattutto dal punto di vista della qualità dei video, perché ovviamente ho fatto tutto da solo, quindi piano piano, ovviamente sono tutto fuorché arrivato a livello di qualità. Si continua a migliorare ogni giorno e volevo dirvi grazie perché sono molto contento dei feedback che mi date, continuate a darmeli. Interagite in chat nei commenti. Se avete qualunque domanda, molti di voi mi scrivono su Facebook in privato, dicendomi: "Ciao, ti seguo già da un po', ma non ho mai scritto." Scrivete, ragazzi! Non abbiate paura. Alla fine il mio canale l'ho fatto soprattutto per aiutare la gente a imparare a giocare ad Hearthstone, che è un gioco che personalmente amo. Quindi, insomma. Mi fa piacere condividere quella che è la mia esperienza con voi. Detto questo, adesso che ho fatto il mio sermone sdolcinato, posso tornare allo sbustamento folle. Io vorrei tante leggendarie dorate. Dai, una leggendaria dorata. Su 56 buste, direi che ci può stare. Che dite? E dai, e dammela, e dammela, e dammela. C'è verso. Leggendaria dorata. Non è dorata. Zul'jin però ci sta. Soprattutto perché ragazzi sono sull'account. Non so se asiatico o americano. Perché su entrambe ho fatto il preordine, oltre che su quella europea. Perché? Perché da marzo adesso il competitivo è andato in vacanza e non ci sarà il competitivo dello standard fino a marzo. A fine marzo inizieranno una serie di tornei su America, Asia e Europa, come server, su tutti e tre. E questi tornei qualificheranno dei tornei ancora più grossi, quindi tantissima roba. Tra l'altro saranno tornei online, quindi tutti avranno l'occasione di poterli effettivamente giocare. E devo tenermi la collezione aggiornata su tutti e tre i server, proprio perché voglio fare tornei a manetta. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sono molto contento dei cambiamenti che hanno annunciato al competitivo di Hearthstone. E proprio perché ho sempre preferito di gran lunga i tornei piuttosto che la ladder. Qui non sto trovando niente però. Dai. Tra l'altro cosa bellissima che hanno messo la barra spaziatrice come metodo per aprire anche le buste, cioè anche proprio le carte. E girarle, che prima ti faceva trascinare la busta, ma dovevi aprirle con il mouse e mi spaccavo le dita. Ma Alcaraz non mi piace troppo. Si gioca in qualche mazzo mago, ma poco. Oh, il richiamo! Bene, bene, bene. Ta 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 ta. Tra l'altro, tra una manciata di ore, tra 3 ore, perché
Questo video uscirà alle 21. Io lo sto registrando qualche ora prima. Però siamo comunque al 31. E tra qualche ora è l'ultimo dell'anno effettivamente. Tra qualche ora inizia l'anno nuovo, ecco, ce l'ho fatta a dirlo. E quindi vi auguro un 2019 con i fiocchi a tutti quanti. Spero che... Tra l'altro, queste bustine sono perfette, perché sono i... sono con i fuochi d'artificio, quindi... per un ultimo dell'anno e un inizio di 2019 scoppiettante. E come direbbe Budilicious, frizzantino. Ok. Ta 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 ta. Però qua di frizzantino c'è gran poco. Non ho trovato tante leggendarie. Sono stato sfortunato. Ormai qua è finita quasi. Vabbè, lasciamo tutta la sfortuna nel 2018 e ci avviamo nel 2019 ad avere una fortuna sfacciata. Anche se il detto è quello che fai alla fine dell'anno, l'ultimo dell'anno, lo fai tutto l'anno. Quindi spero di non essermi attirato la sfiga per tutto l'anno prossimo. Bene, ragazzuoli, per questo video è tutto. È stato un po' un rovesciare news e cose. Tra l'altro, news. Inizio anno, a gennaio, ci sarà il Wild Open, quello che è, diciamo, il torneo di riferimento da parte di Blizzard per la community Wild. In occasione di questo evento ho deciso di intensificare le guide, almeno per l'inizio di gennaio, per il formato Wild, così da darvi la possibilità di avere, magari a chi non ha mai giocato Wild, eccetera, di darvi un'infarinatura generale e qualche consiglio per i mazzi da utilizzare nella modalità classificata. Ricordo che i migliori 100 giocatori di ogni regione, quindi per noi ovviamente l'Europa, perché bisogna essere residenti nella regione in cui si gioca, quindi per noi l'Europa, i migliori 100 insieme agli altri delle altre regioni si andranno a sfidare nei playoff Wild, e i migliori due di ogni regione si andranno ad aggiungere ad altri due che vengono dalla Cina, e avremo una top 8 che si sfiderà all'ultimo sangue, all'ultimo colpo. L'ultimo sangue è un po' brutto. All'ultimo top deck, ecco, ce l'abbiamo fatta. All'ultimo top deck in questo torneo, che ha come prize pool totale $30,000. Quindi tanta roba, si gioca tutto online, le fasi finali saranno streamate, ma sarà sempre tutto da casa. Quindi potete provarci, perché no? Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che sarà il primo del 2019. Buon anno a tutti, ciao!